uomini vivono nella parte illuminata di quello che credono essere il mondo della realtà. Ma esiste, sconosciuto ai più, un altro luogo, un luogo che è altrettanto reale, ma che non è così luminoso, e cioè il mondo delle tenebre. Sei stato molto abile, devo ammetterlo. Nessuno sa infliggere umiliazioni meglio di te, Duncan. Hai visto l'espressione di Poole quando ho detto che non poteva riscattare l'ipoteca? Non c'è niente di meglio di una bella vendita all'asta. Un uomo d'affari deve sapere quali sono i suoi limiti. E se non li conosce, c'è sempre qualcuno che glielo insegnerà. Ad un altro giorno proficuo. Allora, ti va la mia offerta? Una società che potrebbe valere milioni. Ma chi ci dice che avrà successo? Io ho sempre successo, Duncan, lo sai molto bene. Di che si tratta? Truffa? Sesso? O un omicidio, Jack? Non fare l'ipocrita con me. Gli affari sono affari e i tuoi metodi sono brutali almeno quanto i miei. Siamo come due scorpioni in un vaso, eh? È vero. Allora, cosa ne dici? No, credo che per questa volta lascerò stare. Ma forse ho un'offerta migliore per te. E cioè? Te lo dico stasera alle 10, è una sorpresa. Io odio le sorprese. Hai detto? Ti darò 1 milione. 1 milione per cosa? Per la tua anima, Jack, la tua anima. Hai capito benissimo, ti ho offerto $1 milione per la tua anima immortale. Sarebbe questa la sorpresa. Non bere più, vecchio mio, sarà meglio. 2000 che non la mandi in buca. L'anima non esiste, Duncan. Non puoi comprarla, è assurdo. Beh, allora non avrai problemi a vendermela e ti guadagni 1 milione facilmente. L'anima. Questa parola non mi era più venuta alla mente dal tempo del catechismo. 3000 sul prossimo tiro. È incredibile. In 15 anni questa è la prima volta che vedo Blaine aver paura di fronte ad un guadagno sicuro. Di che cosa avrei paura? Beh, cosa dovrai pensare? Ti ho offerto 1 milione per i diritti sulla tua anima inesistente e tu ti metti a parlare di quando andavi a catechismo. Devo supporre che il mio vecchio amico ateo è diventato religioso? Stupidaggini. Doppio o niente? D'accordo. Accidenti. A giudicare da quanto perdi, 1 milione ti farebbe comodo. Qui dentro fa freddo, o sbaglio? Cognac, signore? Oh, grazie, Richard. E per favore, alzi il riscaldamento. Il signor Blaine mi stava appunto dicendo di sentire un po' di freddo. Subito, signore. Non vorrei certo aggiungere una polmonite al resto delle tue miserie. Di che stai parlando? Oggi pomeriggio mi hai detto che hai dei problemi di fegato e che vuoi andare dal medico. Credi che abbia già un piede nella fossa, è vero? Allora sei d'accordo, vecchio mio. Posso dire al mio avvocato di stendere il contratto? In fondo tu non hai niente da perdere. Ti conosco bene, Duncan. Deve esserci un trucco in questa tua offerta. La questione è molto semplice.
Se tu davvero credi che l'anima non esiste, non dovresti avere dei problemi a vendermi la tua. Non sarà la prima volta che trae profitto dalla vendita di una proprietà immaginaria.